Salve a tutti operatori e bentornati sulla Rainbow Six Italian Community. A parlarvi è il solito Mute. Voglio dirvi un po' di cose interessanti, ma prima devo darvi una super notizia. Questa sera a partire dalle 19 saremo in live sul nostro canale di Twitch per giocare insieme a voi. Twitch è completamente gratuito, potete seguirci dall'app per il telefono o dal sito, quindi non avete scuse. Vi basterà passare in chat e scriverci il vostro nick per essere invitati. Vi aspetto stasera alle 7. Tutto ciò però solo se risolvono il problema al matchmaking di questa mattina. Dite la verità, che bel modo di passare alle news del giorno. Purtroppo mentre registro ci sono problemi ai server su tutte le piattaforme. Mi auguro siano stati risolti prima della pubblicazione del video, anche perché durano da ore ormai. In caso contrario, nel primo commento vi lascio sia il link di Twitch che quello del profilo Instagram, dove vi aggiorniamo costantemente su situazioni del genere. Ma andiamo per ordine. Quando esce questa nuova season? Vi ho indicato il 4 dicembre come data probabile, ma vi ho anche detto che ci sarebbero potuti essere slittamenti a causa del tempo necessario al team di sviluppo per la rimozione della censura. Però alcuni indizi degli ultimi giorni mi danno la possibilità di sbilanciarmi. Innanzitutto, nella lista eventi di PlayStation è comparso proprio un avviso riguardante la data di inizio di Wind Bastion, il 4 dicembre. Tenete presente che ciò non può essere visto come una conferma ufficiale di Ubisoft, ma direi che Sony è comunque una fonte attendibile. Inoltre mi ha fatto riflettere il fatto che la sfida del cibi della recluta sia stata rimandata a mercoledì 5 dicembre e non a martedì 4, giorno della settimana in cui iniziano quasi sempre tutte le sfide. Se è una sfida già pronta, perché rimandarla al giorno dopo quelle base? Forse perché avranno un bel po' di lavoro da fare per seguire il rilascio del nuovo aggiornamento. Quindi, a parer mio, la data è il 4 dicembre. Voglio parlarvi anche di un'altra cosa, le statistiche che non si aggiornano. Ce l'avete segnalato in tantissimi. Durante questa season i conteggi di kill fatte, morti subite, partite giocate, vinte o perse e così via, non si sono mossi di una virgola. Fino ad oggi la Ubisoft non si era sbilanciata ed avevamo ipotizzato che fosse solo un bug grafico, ma che i server stessero comunque tenendo traccia di questi dati. Purtroppo non è così. Odio darvi brutte notizie. Il bug verrà sì risolto all'inizio di Wind Bastion, ma tutte le statistiche di questa season non sono state registrate e non le vedrete comparire nei vostri profili, a meno di grossi colpi di scena, in cui sinceramente non credo molto. Un'altra domanda che ci avete fatto spessissimo nelle ultime settimane è: ma l'anno 4 non si sa ancora nulla? Quando verrà annunciato? Dunque, l'anno scorso il Season Pass anno 3 è comparso negli store intorno al 12-13 dicembre, ma la roadmap con tanto di nazionalità degli operatori e dettagli vari sulle season era già stata presentata durante il panel delle finali di Pro League a metà novembre. Stavolta non è andata così. Durante le ultime finali in Brasile non è stato nemmeno nominato l'anno 4, ma Itsepi, il community developer di Ubisoft, ha confermato in un post che avremmo avuto notizie al riguardo durante Wind Bastion, quindi almeno abbiamo avuto la conferma sull'esistenza dell'anno 4. Ora però vi faccio il mio pronostico e ve lo spiego, ma se poi dovessi davvero aver ragione, promettete di ritornare in questo video per commentare con hashtag ush. Per me è impossibile che la Ubisoft possa presentare una cosa del genere senza un evento appropriato, e credo che la scelta di non farlo durante la Pro League sia stata abbastanza chiara. Si sarebbero rivolti solamente ad un pubblico che già segue e conosce Rainbow Six. Quindi, quale evento migliore del The Game Awards? La notte degli Oscar dei videogame si terrà il 7 dicembre ed il giornalista nonché presentatore Geoff Keighley ha già annunciato che durante l'evento saranno presentati più di 10 nuovi videogiochi e soprattutto aggiornamenti di titoli già esistenti, ciò che riguarda noi. Quindi avrà un'attenzione mediatica assurda. Secondo me per Rainbow Six sarebbe una grandissima opportunità presentare un nuovo anno ricco di contenuti a tutti i videogiocatori, non solo quelli che già lo conoscono, durante un evento di questa portata. A parer mio potrebbe essere la mossa giusta per attirare nuovi utenti. Staremo a vedere, ma ricordatevi della promessa. Per quanto riguarda gli utenti PC e solo quelli PC, quello che sto per dire non vale per PlayStation 4 e Xbox One. Ci tengo a ricordarvi che dall'11 dicembre sarà obbligatoria l'attivazione della verifica in due passaggi, senza la quale non sarà possibile giocare le classificate. Vi lascio il comunicato con tutti i dati ed il link per attivarla qualora non l'aveste ancora fatto sotto in descrizione. Sappiate anche che
sempre su PC, la Ubisoft sta testando nei TTS un nuovo sistema per il controllo degli atteggiamenti tossici in chat. Fino ad oggi una parola ritenuta inappropriata portava al ban automatico del player e più infrazioni ripetute nel tempo ad un ban permanente. In questa fase dei TTS invece le parole non consentite vengono censurate automaticamente con degli asterischi e non portano al ban automatico. Diciamo che non vi consiglio di provare, immagino tengano comunque traccia degli atteggiamenti tossici, ma credo che per Ubisoft sia un passo verso la direzione giusta, anzi spero che questa modifica arrivi nella versione finale del gioco. In tutti i casi vi aggiornerò sia sul canale che tramite gli altri social. Lasciate tantissimi like al video e noi ci vediamo stasera in live su Twitch alle 19, non mancate! Talk back to you. Say you like.